Metà del Natale lo fanno le luci. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te. Oggi faremo insieme delle bellissime luci di Natale. Faremo le luci con le luci. Cosa? Non avete capito? Beh, non importa, intanto lasciatemi un pollice in su, condividete il video e adesso spostiamoci subito sul piano da lavoro e andiamo a vedere come fare le luci con le luci. L'occorrente per rendere festose delle banalissime lucine di Natale per fare una ghirlanda particolare molto bella per Natale. Allora, un filo di luci potete usare o queste con la presa, o se non avete queste potete usare anche quelle a LED alimentate dalla batteria. Decidete voi, io utilizzerò uno di questi fili ornamentali veri. Del fil di ferro verde, un acrilico verdone con acqua, piattino e pennello, un paio di pinze, dei bicchieri di carta, della colla vinilica e poi glitter, glitter, glitter. Ho detto glitter? Glitter di tutti i colori che avete. E da ultimo le protagoniste del nostro video, delle vecchissime lampadine che io avevo nel cassetto. Queste non erano ancora risparmio energetico, quindi pensate quanto sono vecchie, che adesso hanno aspettato tanto e sono pronte per essere riciclate. Cominciamo subito. Come prima cosa dobbiamo praticare due buchini sulle ghiere delle lampadine. Ora potete farlo come vi sto per far vedere adesso, oppure aspettate, non fate nulla in questo step e successivamente legheremo le lampadine avvolgendole semplicemente con del fil di ferro. Per praticare i buchi spostiamoci di là. Con un bulino e un martello pratichiamo un bel foro sulla ghiera. Voilà! Da una parte e naturalmente anche dall'altra. Voilà, sarà facilissimo penetrare nella latta della lampadina. Voilà, da qui agganceremo le lampadine al nostro filo di luci. Come prima cosa, con un acrilico verde, di un verde il più possibile simile al vostro filo di luci, coloriamo tutte le ghiere delle lampadine. Non vi ho specificato il numero delle lampadine perché dipende dalla lunghezza del vostro filo. Fate che ce ne sia una ogni 10-15 cm, quindi a seconda della lunghezza del vostro filo calcolate il quantitativo di lampadine. A questo punto inizia la parte divertente, cioè prendiamo un bicchiere, versiamo il glitter del colore che vogliamo mettere. Direi che possiamo cominciare. E allora, semplicemente ripassando tutta la lampadina di Vinaville, stando attenti ad andare in tutti i punti, immergiamo la nostra lampadina nel glitter e facciamo in modo che venga tutta avvolta. Wow, che bella! Guardate qui. Mettiamola in un piattino ad asciugare e proseguiamo così con tutte le lampadine in tutti i colori che vogliamo fare. A questo punto le nostre lampadine sono belle asciutte, siamo pronti per montarle nel nostro filo di luci. Allora, vi faccio vedere entrambe le casistiche, cioè se avete fatto il buchino nella lampadina vi basterà semplicemente fare questo, infilare il fil di ferro, e neanche tutto questo, quindi recuperiamone un po', semplicemente avvolgerlo dove ci sono le luci, una bella stretta, e ovviamente tagliare l'eccesso di fil di ferro, così,
E poi, mano a mano, prendendo sempre la stessa distanza tra una lampadina e l'altra, iniziare a inserire tutte le lampadine. Ora vi faccio vedere come inserire invece una lampadina senza aver bucato. Prendiamo la nostra lampadina, facciamo passare il nostro filo qui, con la pinza diamo un paio di strette in modo che rimanga, voilà, e agganciamo la lampadina. Andando avanti così, agganciamo tutte le lampadine al nostro filo di luci, lasciando sempre la stessa distanza tra una lampadina e l'altra. Ok, attaccate tutte le luci, andiamole a provare. Il glitter che hanno perduto è normalissimo, anzi in questa fase, quando sono già belle asciutte, battetele ben bene per fare perdere tutto il glitter che non è rimasto adeso con la colla. Quindi ripulitele così ben bene e poi siete pronti per decorare i vostri ambienti in modo festoso. Noi con queste andiamo nella cameretta di Enzo. Ed eccole qui ad adornare le mensole dei giocattoli di Enzo. Eccole qua, ve le faccio vedere da vicino. Guardate che luccichio e che sfavillio tra i giocattoli. Salutate Mr. Potatoes. Guardate una bella panoramica. Ciao amici, buon Natale! Visto com'è semplice riciclare delle vecchie lampadine, adesso hanno una nuova funzione, non sono andati a finire nella pattumiera e soprattutto non inquineranno il mondo. Quindi glitterate il vostro Natale insieme ad Arte per Te e noi ci ritroviamo sempre qui per il prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, buona preparazione al Natale, ciao!